Ciao a tutti, prosegue la raccolta di rottami dello Spolab, sempre in collaborazione con Salvatore Nuccio delle Officine Nuccio. Siamo di fronte al motore di un alzacristalli di una Fiat Panda. È stato sostituito e c'è qualcosa che non va. Ora andiamo a fare un po' tipo una sorta di autopsia, chiave Torx, ci sono solo tre viti da togliere per raggiungere la parte più interessante, diciamo, del meccanismo. Toh, eccolo qua. Appare subito evidente qual è il problema. Guardate qua, si è annodato dentro. Probabilmente a forza, a causa della continua torsione del filo, si è andato a annodare. Questo è quello lato verso, cerchiamo di toglierlo. Chiaramente adesso mi imbratterò tutto con il. Questa è andata a finire addirittura qui sotto, lo ha bloccato, è andata a finire anche all'interno della vite senza fine, guardate. Vediamo se ci riesco con la forza bruta che non ho, sono proprio grippato. Quando lavoriamo su queste cose, sempre a portata di mano dei vecchi stracci, perché con il grasso ci aiutano. Adesso bisogna andare ad attaccare qui ai terminali la 12 volts e vedere se riusciamo a far girare in un verso o nell'altro il motorino. Conviene andare a tirare via il motorino. Ecco qua, liberato. Ora la curiosità sarà quella di vedere funzionare il motorino. Lo ricolleghiamo. Io ve li faccio questi video perché so che sono quelli che sul mio canale piacciono di più. I video sul recupero dei motorini, che poi in realtà io li ho sempre, diciamo, salvati, ma mai tolto l'avvitatore, l'avvolgitrice, non li ho mai riutilizzati per davvero. Questi, soprattutto questi dei taggi cristalli, ci ho fatto in passato un meccanismo sono belli questi motori perché hanno un alberino lungo, quindi si può anche tagliare qui, si toglie la vite senza fine e questi motorini, insomma, uno poi li riutilizza come vuole. Adesso andiamo a rimetterlo dentro. Andiamo a vedere se riusciamo a far funzionare il meccanismo. Dicevamo, ci ho fatto un meccanismo, un'articolazione ci ho fatto, ecco. Se tornate indietro nel. Benissimo, funziona. Ok, quindi questo lo abbiamo recuperato non per fare chiaramente il vecchio mestiere suo, che è quello lì di motorino per gli alzacristalli, ma per qualcos'altro. Una cosa che potrebbe essere interessante farci sarebbe quella di utilizzarlo tipo per tirare la corda di un freno o cose varie, insomma, cioè, cercando di farci appunto una sorta di automazione, sostituendo praticamente la corda, questa qui attuale che oramai è rotta, utilizzandola solo in un verso e avvolgendola un pochino, mettendo la testa qui, come abbiamo visto, quella che abbiamo smontato fondamentalmente.
e ci possiamo fare, per esempio, un automatismo, un autofreno, insomma, una cosa del genere. Non so a cosa serve, però potrebbe essere interessante, insomma. Va bene, l'abbiamo recuperato, la voce rauca, ma sono ispirato un sacco di questa segatura che vedete, sto facendo un lavoro terribile sulla mia fossa settica, sto facendo una cassaforma, un lavoro di merda veramente, perché con la fossa settica, sempre recuperare i lavori fatti male dalle maestranze, al solito. Vabbè, bando alle polemiche, vi ringrazio per avermi seguito fino a questo momento e vi rimando al prossimo video. Su un altro motore oppure su questo, non lo so, insomma, ecco, questi vi piacciono tanto, eccoli qua, accontentati. Iscrivetevi al canale per cortesia, grazie a tutti, ciao ciao. Oh, iscrivetevi al canale, e no.